Ciao a tutti ragazzi, finalmente pronti per rivivere le emozioni del Giro d'Italia 2019 con la sezione My Tour. Mettiamo valutazioni personalizzate perché ho dovuto modificare qualche valore a qualche ciclista per non farlo partecipare, tipo alzarlo. Difatti diamo la valutazione complessiva massima ad 84 perché appunto alcuni per non farli partecipare, per avere più o meno gli stessi rivali del Giro, li ho alzati ad 85, quindi così in teoria non ci dovrebbero essere. Chi ti Italia, quindi direi andiamo a giocarcela e spero che vi piaccia le tappe che ho messo. Ed ecco la prima tappa, una cronoscalata di soli 3 km. Nella realtà era molto più lunga perché c'era anche un tratto in pianura prima di arrivare alla scalata finale. Qua, non essendoci tappe con queste caratteristiche, ho messo questa che c'era cronoscalata, che era il succo, diciamo, di quella tappa, era la scalata finale. Quindi l'importante è che abbiamo il pezzo più importante della tappa. Quindi andiamo a giocarla. E siamo pronti, ragazzi, con il nostro Nibali, Vincenzo, ovviamente. Proviamo ad andare a fare una buona cronoscalata. Cronoscalata che nella realtà vinse Primoz Roglic. Vediamo di vincerla noi magari nel gioco. Ora gestiamoci un po' lo sforzo, anche se in questi tornanti converrebbe rilanciare. Infatti in uscita da questo magari una rilanciatina ce la facciamo anche. Ovviamente siamo con la Bahrain Merida perché è stata la super vincitrice nei commenti, proprio tantissimi voti per la Bahrain, quindi ovviamente l'abbiamo presa, stessa formazione del giro. Continuiamo a rilanciare un po' in uscita dai tornanti. Quando mancano poco più di 1,5 km al traguardo. Vediamo di magari non rilanciare più perché sennò crolliamo sul finale. Un chilometro. E in teoria qua arrivano le pendenze più dure, difatti, guardate. 17%, addirittura 21 qua nel tornante, ragazzi. È un muro, non si riesce a pedalare, ci si trova un muro davanti. Quando ormai siamo all'ultima curva, credo. Questa dovrebbe essere l'ultima curva. E appunto siamo all'ultima curva. 400 metri, c'è l'ultimo strappetto qua. Con pendenze durissime, 200 metri. Proviamo a rilanciare l'andatura. Vediamo che risultato abbiamo fatto. E vinciamo la tappa, ragazzi, col nostro Nibali. A più 3 secondi c'è Landa, poi 4 secondi Dumoulin, 7 secondi Zagir, 16 secondi Yates, 17 secondi Lopez, solo settimo Roglic a più 17 secondi e ottavo Pozzovivo a più 23, quindi ne piazziamo anche due nella top 10. È stata una buona tappa, ci prendiamo la maglia rosa, quindi domani sarà bello vederla su sto gioco. E niente, che dire, spero che vi sia piaciuto. Ho fatto sì che le altre squadre avessero gli stessi rivali che c'erano al giro, a parte ovviamente le squadre invitate perché non ci sono qua l'Androni, la Bardiani, la Nippovini, c'è la Israel però non me la mette, non so perché mi mette per forza la Direct Energy, l'Archea, la Cofidis e la Wanty Gobert, me le mette in automatico, non riesco a mettere la Israel. Vabbè, ce lo teniamo così. E quindi ci si vede per la seconda tappa, ovvero domani. Oggi potrebbe essere l'unico video che metto perché non ho tempo per registrare Pro Team, quindi ci sarà solo questo video qua. Domani ovviamente ci sarà la seconda tappa del giro e forse Pro Team, se riesco ci sarà anche Pro Team. Quindi ciao ciao ragazzi, ciao ciao a tutti.